La conferenza stampa che ha seguito questo spoglio è stata all'insegna dell'entusiasmo, grandissima partecipazione da parte dei sostenitori di Renato Accorinti, che hanno letteralmente gremito la sede, il comitato elettorale di via 24 maggio e perfino la strada adiacente. Grande soddisfazione per Accorinti, che ha ripetuto a più riprese: con una bicicletta abbiamo battuto una Ferrari, con una macchina di pace abbiamo battuto due macchine da guerra. Un chiaro riferimento alla forza politica del centro-sinistra e del centro-destra, un centro-sinistra che per pochissimo non ha ottenuto il successo al primo turno, mentre il centro-destra è stato quanto mai ridimensionato, 6 punti percentuali di differenza rispetto a Accorinti, e davvero questo lo avevano preventivato in pochi alla vigilia. Un Accorinti fiducioso in vista del ballottaggio del 23 e del 24 giugno, ha annunciato tante iniziative ogni giorno, anche un grande concerto a ridosso del voto con la possibile partecipazione di Roy Paci, che tante volte ha sostenuto il pacifista. Saranno 2 settimane di campagna elettorale all'insegna della partecipazione, quella che Accorinti ha chiesto per dare una svolta a una città che, lo ha ripetuto, ho sempre amato come tutti i miei sostenitori. Sembrava un miracolo irrealizzabile, era impronosticabile secondo le segreterie dei partiti, invece siete riusciti a ottenere questo ballottaggio. Ma noi abbiamo sempre creduto a noi stessi, dunque ai miracoli. Se il messaggio che diamo a tutti è di credere in se stessi, nei valori, nella forza delle idee, non abbiamo nessuna verità, ma credere nelle proprie idee è importante, confrontandoci con tutti, questo è chiaro. Noi speravamo sempre anche di arrivare qua e oltre, crediamo anche nella vittoria finale. A tutti abbiamo chiesto di contribuire in questa strada, che è straordinaria, perché sono arrivate persone veramente così diverse l'una dall'altro, ma con una cosa in comune: la voglia di lottare per il bene comune. Questo è un salto di qualità enorme, e la gente è venuta a lottare tutto il giorno fino alle 2, alle 3 di notte, senza chiedere niente in cambio, assolutamente, ma qualcosa in cambio c'è la gioia nel lottare così. Ecco, questo è un salto di qualità, avere la gioia senza voler niente. Il ritorno c'è pensando di fare qualcosa per tutta la città, è straordinario. Avete intercettato il 16% del voto disgiunto, pescando sia a sinistra che a destra. Adesso bisogna eventualmente proseguire su questa strada. Calabrò parte avanti di 21.000 voti, anche se non avrà più il supporto di 8 liste. Certo, si riparte da zero e stiamo chiedendo l'apporto non al centro-sinistra, al centro-destra. L'apparentamento ce l'abbiamo con tutti i cittadini. Questa è la novità. Noi chiederemo a tutti i cittadini di sposare questa proposta che lavora su frequenze spirituali, culturali e poi diventano politici. Questa è una cosa senza precedenti, non solo qua a Messina, è una cosa meravigliosa. Qua lo vedono dato, c'è una gioia immensa, ma ogni giorno è così, perché hanno imboccato una strada diversa tutti assieme. Stiamo imboccando la strada di un cambiamento con la gioia nel cuore. Guardate, ottenere qualcosa per la collettività ci deve rendere gioiosi. Non è che dobbiamo fare una cosa solo quando abbiamo un ritorno personale, quello è troppo scontato. Lottare per il bene comune, ecco quello che è. Lottare con la gioia senza voler avere niente in cambio, ma gli altri appartengono a noi, alla nostra vita.